sport è fondamentale in prevenzione primaria, quindi sia nello sviluppo delle neoplasie che in prevenzione secondaria e terziaria. Ma in prevenzione primaria l'esercizio fisico, quindi l'attività sportiva, è fondamentale nel prevenire lo sviluppo delle neoplasie. In tutti i tipi di neoplasie, ma soprattutto in alcuni, l'evidenza scientifica, si dice, è classe 1 livello A, cioè il massimo dell'evidenza scientifica, per esempio nei tumori del seno, nei tumori del colon, è evidentissimo il rapporto di prevenzione dell'attività fisica e dell'esercizio fisico nello sviluppo della malattia, ma anche in altri tumori, quelli dell'endometrio, della prostata, del retto, del tumore al polmone. Quindi è fondamentale fare attività fisica. Si pensa che ci possa essere un rischio minore, dal 20 all'80% di sviluppo di neoplasia, per esempio nel tumore alla mammella, nelle donne che fanno attività fisica.